Buonasera a tutti, buonasera da Fabrizio Marra, Founder di Astronomy Italy. Siamo sempre in zona eh, Fara Sabina vicino Rieti. Per, eh, insomma, stiamo, ci stiamo godendo il bel cielo stellato di questa sera. O meglio, un cielo caratterizzato dal candore della luna, e quindi, insomma, abbiamo deciso di condividerlo con voi. Per la visione proprio della, della luna piena della neve, eh, buonasera Popa da, Popa da Terni, Popa Florica ci scrive da Terni, Claudia da Venezia, ciao a tutti, Anna Maria da Roma, insomma siamo connessi da nord a sud praticamente. Buonasera da Offenburg, addirittura wow, ciao Maria, buona serata, ciao da Amsterdam, Enrico Carca ci contatta da Amsterdam, fantastica. Buonasera Gino Debora Morini, ciao buonasera. Ecco come appare il nostro telescopio proprio ad occhio nudo, se noi mettiamo l'occhio la vediamo così, questa grandiosa luna piena che caratterizza il, il cielo di febbraio, un cielo ecco insomma ancora fresco, no? Perché... Fa ancora abbastanza freddo e c'è questa luna che nella, nel folklore dei nativi americani, ma anche insomma in altre, in altre culture va a eh, come dire, preannunciare l'arrivo della neve. Tra, infatti, insomma, è una luna molto molto candida, no? Buonasera da Teramo da Teramo, grande Marco, ciao, io ho fatto l'università lì a Teramo, quindi vi, vi saluto, vi mando. Un, un abbraccio, bellissima, Ricordo ancora quando mi sono laureato con la vista delle montagne davanti. Bellissima, insomma, io ho anche spesso vado in giro vicino Montorio Alvomano. Queste zone qui, Pratitifitivo, Prato Selva, che sono zone fantastiche dell'Abruzzo. Eh, peraltro consiglio di andare una, almeno una volta nella vita sul valico delle Capannelle. L'altopiano delle Capannelle è una delle strade più belle che si possono eh, diciamo, eh, attraversare, eh, che portano dall'Aquila Ovest fino a Teramo. Ed è una zona dove ehm, praticamente è il vecchio percorso della transumanza, quindi è, è una zona molto naturale dove c'è anche un livello di buio molto elevato, quindi è possibile vedere le stelle e la Via Lattea. Vicino Campo Imperatore, non troppo distante. Buonasera, da Bergamo, Enzo. Ciao, Beatrice da Palermo. Beatrice, non so se. Da voi come va con l'Etna però insomma vi faccio un saluto. Presente da Milano anche Loredana Biliardo, Lorenzo da Roma, siamo proprio qui vicino a Lorenzo, siamo in zona Fara Sabina, una zona molto molto bella. Da Conegliano grazie, Gra Graziella Saccona ci ringrazia, ciao. Da Rieti, Mario, Mario, siamo quindi molto vicini, ecco insomma tu sei a Rieti, noi siamo in provincia di Rieti praticamente. Le montagne del Gran Sasso, Brava Monia, eh, esattamente lì. Buonasera anche da Trento. Oxana, ciao. Buonasera da piove di sacco, Padova. Ciao Piron. Da Somma Vesuviana. Quindi ma siamo proprio, insomma, in tutta Italia oggi. Da Agrigento, Bernardo ci saluta. Eh, Gabriella ci ringrazia per queste stupende immagini dall'Abruzzo. Ciao Gabriella un saluto da Roma ciao a tutti Gemme. buonasera da Pisticci fantastici da tutta Italia eccoci qua a vedere tutti la stessa luna e, e niente non ci trovavamo qui per goderci la serata ma abbiamo voluto condividere con voi questa visione della luna peraltro oltre della luna stasera si vede benissimo Sirio si vede la costellazione di Orione a destra in alto rispetto a Sirio quindi è veramente una serata pulitissima, sebbene stamattina davano sereno le previsioni ed era tutto nuvoloso, tutto tutto nuvoloso qui, da Verona, da Sant'Angelo, Sant Pietro ci contatta, Maria Bea Lucchese da Verona, Lucilla da Palermo, da Avella, Andrea, Avella ti trovi dove si trova un nostro caro amico Pasquale di Passione Astronomia che saluto? Ciao da Milano, grande anche da Milano da Ferrara, Flai Pietro. Ciao Fulvio ciao tutto bene? Tu che mi dici questo periodo è tranquillo. Come va, state a casa, riuscite a uscire un po' da voi? Oppure insomma, anche voi state a casa? Noi oggi siamo riusciti. Ecco, siamo usciti ma leggermente, cioè siamo a casa, ma, le... ma fuori al giardino quindi già abbiamo fatto un passo avanti buonasera da Pescara ciao Graziella da Lucca, Loretta, Grassi grazie per i girasoli bellissimi e... ecco insomma qui vediamo una luna oggi pienissima con questo cratere il cratere Taiko che si vede benissimo e i mari che vediamo tutti qui scuri, queste parti più scure Abbiamo già fatto diciamo, qualche serata, ci sarà anche una serata del viaggio che stiamo facendo. Ecco questo viaggio, il, la guida galattica per astroturisti, un, un evento che eh, abbiamo realizzato con la possibilità di osservare gli oggetti in tre dimensioni, quindi lo spazio in tre dimensioni. Eh, io saluto chi ha vissuto con noi questa esperienza e forse sarà collegato, non so se c'è Annalisa, non so se ci sono gli altri che hanno vissuto con noi ieri questa esperienza dove abbiamo potuto vedere la Luna in tre dimensioni. Era un assaggio, perché? Perché nei prossimi giorni faremo eh, nove appuntamenti del, mh, della guida galattica per astroturisti, cioè questo viaggio in 3D nell'universo dove spieghiamo Filo e per segno, ogni angolo, ogni curiosità, ogni particolare di ciò che andremo ad osservare. Abbiamo trattato ieri della Terra e del Sole, e la prossima, le prossime, i prossimi appuntamenti saranno dedicati al resto dell'universo, compresa anche la Luna. La Luna in 3D. Vista sotto ogni angolo, anche gli angoli nascosti, anche il lato che noi normalmente non possiamo vedere. Eh sì, perché la Luna nasconde un lato che noi non vediamo mai, eh, che è quello che si trova proprio dalla parte opposta, eh, noi non la vediamo questa parte opposta adesso perché, perché la Luna volge sempre la stessa faccia verso di noi, ha un moto di rotazione su se stessa che è sincrono con quello della Terra e quindi non ci mostra mai la schiena, sempre il volto, e, è molto educata, non ci mostra mai il di dietro, quindi insomma noi la vediamo sempre davanti, non vediamo la parte dietro e noi la vedremo in 3D nella guida galattica per astroturisti. 9 appuntamenti che avverranno nel corso delle prossime settimane. Andatelo a vedere. E, insomma, sarà è possibile anche acquistare un abbonamento per tutte le, le attività, per tutte le serate, bellissima buona serata. Ciao Urania, ciao Valentino Marco, grazie, Marco, grazie mille, grazie per i complimenti. Veramente, è un piacere mostrarvi questa bellissima luna, Germana invece ci contatta dal lago di Seo, ah quindi sei abbastanza vicina a, ehm, se non erro, Darfo Boario, a ehm, Lago Moro, che è una location certificata fra i cieli più belli d'Italia, eh, è un, una delle località dove poter tornare e vedere la Via Lattea. molto molto bello perché... C'è il lago che è fantastico ma c'è anche la possibilità di mangiare lì a bordo lago, lì vicino al lago ed è veramente piatti buonissimi, è una zona naturale quindi ci si può andare per rilassarsi sotto le stelle guardando, tornando a vedere la piatta e poi ci sono le terme di Boario che sono sicuramente molto belle da, da vedere, insomma da vivere più che da vedere. C'è chi, come Catalina dice, la Luna si nasconde dietro a un palazzo, purtroppo non la posso vedere e per questo ci siamo noi. Ecco, questa sera ci siamo noi per qualche minuto con voi a vedere, a vedere la, la, la Luna. Mario Rinaldi ci chiede, ragazzi, quando si potrà passare una serata insieme? Mario, allora noi ti dico, ormai eh, diciamo ci stiamo muovendo, ci stiamo organizzando per la stagione estiva, ovviamente, e eh, dal, anche da maggio, ecco insomma, indicativamente da maggio forse anche aprile però ecco da maggio siamo certi che comunque sarà possibile vivere qualche esperienza eh, di persona di osservazione delle stelle o della luna con il telescopio delle costellazioni con il laser con le nostre guide e nell'ambito di eventi in tutta Italia quindi ci stiamo organizzando sicuramente faranno parte del calendario eventi anche gli astro trekking che sono un'esperienza un marchio certificato di astronomi Registrare il certificato, quindi un format diffidate dalle imitazioni che trovate in giro. Perché che facciamo? Facciamo una bella escursione nella natura con una guida dedicata proprio all'esplorazione della natura, poi facciamo. Eh, ci fermiamo in un punto dove facciamo un aperitivo del Montanaro per così dire, eh, eventualmente anche attorno al fuoco, se sarà possibile, e dopodiché si farà una bellissima osservazione con i telescopi fino alla fine della serata. Eh, AstroTracking è eh, solo sul nostro sito, siamo solo noi. Se trovate cose in giro, sono contraffatte, quindi sono illegali. Per cui fatecelo sapere eventualmente, perché abbiamo già avuto qualche segnalazione verso il Trentino e vediamo appena uscite la vedevo arancione come il periodo a bologna <ride> come il periodo <ride> Roberta Pagani dice um, da montesilvano ci salutate buonasera Elena eccoti ciao ciao Elena cosa sono le macchie scure fra i Pietro? sono i mari sono i mari sono zone eh, come dire un po più pianeggianti della superficie della luna quindi che sono meno frastagliate invece poi ci sono i crateri ingrandiamo un pochettino così le vediamo sono i crateri che invece sono delle zone un pochettino più frastagliate e sono crateri che non sono vulcanici non sono crateri vulcanici sono crateri da impatto quindi impatto di asteroidi e meteoriti che nel corso di miliardi di anni la luna ne ha 4,5 sono caduti sulla luna quindi hanno creato hanno creato queste cicatrici della luna Proviamo a mettere un po' più a fuoco, ecco qua. Come vedete, c'è un po' di turbolenza atmosferica. Sembra che ci sia calore, ma in realtà si chiama turbolenza atmosferica, definito seeing, seeing in, in, in inglese. È proprio la nostra atmosfera, no? Le nubi, le, le particelle di acqua, di vapore acqueo, insomma, che crea questo effetto, no? Come se fosse un effetto calore, vedete che ogni tanto aumenta, ogni tanto diminuisce. È eh, proprio a seconda di come di come va insomma nell'aria, no? Di come. Eccoci qua. e c'è anche insomma qualche commento che ho perso insomma è stata la luna stupenda da torre del greco de rosa maurivalli invece poi c'è anna maria che dice ci sono anch'io stasera con questa splendida luna da ferrara da ferrara ehm, vi anticipo anche questo insomma per chi non vuole aspettare gli eventi o comunque insomma eh, giustamente gli eventi li faremo con un numero limitato di persone perché bisogna stare attenti e avremo tutte le precauzioni del caso, l'igienizzazione del telescopio e così via. Per chi vuole vivere un'esperienza nella completa autonomia, proprio nella completa tranquillità, eh, con noi, con una guida dedicata, può farlo prenotando un'esperienza privata con una guida ci sarò io se saremo diciamo nelle zone centrali altrimenti ci saranno le mie guide anche nel resto d'Italia però ecco potete vivere un'esperienza con Astronomy Italy di osservazione della luna del, del cielo stellato delle nebulose, le galassie, le stelle con una guida astronomica in tutta Italia. Si chiama Astrotour in Formula Esclusiva e lo trovate sul nostro sito www.astronomidali.com. È un'esperienza che tanti stanno apprezzando perché giustamente si può eh, parlare, ci si può conoscere di persona. C'è un telescopio a completa disposizione. Vi diamo anche il telecomando per poterlo pilotare così vi fate un tour nel cielo stellato. Ehm, facciamo quando sono presente: insomma, in certe occasioni facciamo anche le foto ricordo sotto la Luna o sotto le stelle. Quindi è un'esperienza indimenticabile. Vi portate a casa anche il ricordo degli oggetti celesti come la Luna o i pianeti fotografati. Con esattamente come stiamo facendo adesso, proprio con anche il vostro telefono, quindi vi portate un ricordo favoloso. Ciao Peppe, un saluto, Peppe Gerace, guarda che luna fantastica. Patrizia Luisa Carraro, meraviglia, grazie, grazie a te. Proviamo a ingrandire un pochettino, vediamo un pochettino cosa esce fuori. Prima di salutarci. Eccola qua. ancora qualche minuto insieme poi vi salutiamo perché fa abbastanza freschetto e godetevi questi ultimi minuti con la luna condividete il più possibile la diretta perché con i vostri amici perché adesso tra un po' dovremmo staccare ma rimaniamo ancora un po' con voi um, Abbiamo bisogno di voi per impiantare un osservatorio appoggio Meta Bernardo Stefano Barone. Bernardo, eh, scrivimi. Allora, se avete bisogno di supporto, scrivimi a chiocciolaastronomitaly.com oppure infochiocciolaastronomitali.com. Eh, ci puoi anche scrivere tramite Facebook, anche un messaggio non è alcun problema, mi puoi scrivere anche lì e eh, ti diamo tutto il supporto necessario, sia tecnico sia invece strategico. Per per quanto riguarda, diciamo, la parte eh, di comunicazione, la parte di lancio, se vi serve la certificazione, se volete che vi supportiamo anche sotto altre linee. Quindi siamo a completa disposizione, scrivici assolutamente lì, ci fa piacere. Eh, Gino chiede se si può fare più zoom. Sì, volendo assolutamente. Si può assolutamente fare lo zoom. E allora andiamo, facciamo lo zoom. Facciamo lo zoom ottico, che è questo qui e adesso andiamo a mettere a fuoco eh? un secondo di pazienza ecco qua mettiamo a fuoco ecco qua Potremmo fare, potevamo fare anche più zoom se Facebook permette, consentisse di ingrandire e di fare tutte le manovre che possiamo fare normalmente, ma ecco questo è quello che possiamo fare per il momento, zoom interamente ottico, quindi interamente gestito dal telescopio, eh? quindi nulla di digitale. Ecco qua, è esattamente quello che vediamo noi con il telescopio, proprio ad occhio nudo. Pasquale ci chiede si può vedere la faccia della Luna? in che senso? C'è cioè, la faccia nascosta intendi? perché la faccia nascosta se intendi quella purtroppo non la possiamo vedere perché è dalla parte opposta e dovremmo partire con, un, con un bel, una bella astronave per andare a vedere proprio la parte opposta e non lo possiamo fare, lo si può fare ci sono le sonde, ci sono le fotografie satellitari del, insomma questi satelliti che sono state fatte sulla luna anche gli astronauti quando ci sono andati hanno, hanno circumnavigato la luna e quindi hanno potuto scattare foto della parte nascosta così vicina, così vicina sembra di toccarla davvero luisa mercurina carraro grazie grazie luisa gino gramosci dice bellissima qui al lido di venezia la luna si specchia sul mare eh vabbè allora eh, vabbè, va vinci te, che dobbiamo dire? Guarda, lì a Venezia, poi figurati, sai che, che immagine romantica. Ah, quella di Marte, intendi, se si può vedere Marte, no, ma Marte si vede come un piccolo puntino purtroppo, Pasquale, non, non, non riusciamo perché si vede come un piccolo puntino, non, non vedresti dei dettagli particolari. sembrano tantissimi i centri nervosi dice Gino Gramosci. Sono esattamente diciamo sono i crateri, sembrano e sono tantissimi, sono assolutamente tantissimi, sono milioni e miliardi di crateri, guarda sono tantissimi, 4,5 miliardi di anni la luna eh, ha avuto la possibilità di essere bombardata per milioni, anzi miliardi di anni, quindi sono tantissimi assolutamente crateri, confermiamo e ce ne sono molti di più dalla parte opposta, quindi qui ce ne sono anche pochi addirittura. Questa sera la vedo particolarmente bianca, mansione Liliana. Beh, in questo momento è bella alta, più è alta nel cielo, più la vediamo bianca, la vediamo con la sua luce pura. Se invece la vediamo verso il tramonto, verso l'alba della Luna. Ehm, la vediamo, come dire, un po' filtrata, cioè rossastra. Perché? Perché l'atmosfera fa da filtro. La nostra atmosfera, diciamo, non fa passare verso l'orizzonte. Un po' di luce della Luna e quindi filtra solo una parte e la Luna si vede quindi un po' più rossastra. Ieri, ieri nel corso della guida galattica per astroturisti, questi nuovi, nuovi appuntamenti che abbiamo realizzato per vedere l'universo in 3D, ne abbiamo proprio parlato. Abbiamo visto, siamo, abbiamo orbitato in tre dimensioni. Siamo andati in orbita sulla Terra e abbiamo visto come si vede il Sole dall'orbita terrestre, al, dall'alba proprio mentre saliva dal, dall'orizzonte, quindi abbiamo visto cosa succede eh, con la luce, che succede quando eh, la luce del sole viene filtrata dall'atmosfera, tutto in 3D abbiamo fatto questa esperienza, una cosa magnifica, ci sono le foto di anteprima sulla nostra pagina, la, i prossimi appuntamenti segnateveli, ehm, iscrivetevi al gruppo, iscrivetevi anche alla newsletter perché ci saranno questi nuovi appuntamenti di Guida Galattica per Assolutisti dove osserveremo il viaggio come dire faremo un viaggio nell'universo in 3D quindi osserveremo l'universo in tre dimensioni bene allora ragazzi se vi, è, se vi piace se vi è piaciuto noi lo ripeteremo rifaremo questi dirette senz'altro nelle prossime settimane se vi è piaciuto io vi eh, invito a mettere una recensione, un, un commento, a scriverci, a salutarci nella, insomma, in, sulla nostra pagina, invitare i vostri amici a mettere like alla, alla pagina perché più siamo, più riusciamo a mostrare le bellezze del cielo stellato e soprattutto riusciamo ad informarvi e tenervi aggiornati su questi appuntamenti che faremo dal vivo, in presenza, per osservare il cielo ma anche in via digitale. Quindi. Se volete scriveteci e eh, insomma date un, una recensione, un commento positivo perché continueremo a fare tutto ciò per mostrare il Cielo Stellato anche in diretta, quindi continueremo a uh, creare nuovi appuntamenti. Ma ci serve comunque il vostro supporto perché ci fa sentire utili ecco, insomma, in questo periodo. trovate sulla pagina la sezione recensioni, se vi piace scriveteci, mettete una valutazione positiva e scriveteci, ci fate veramente un, un grande piacere, eh, ci mettiamo tanta passione in quello che facciamo e anche tanta professionalità perché utilizziamo tante attrezzature, insomma cerchiamo di eh, creare sempre opportunità nuove per vederci, di persone arrivate anche in formula digitale, se non l'avete mai sperimentato andate a vedere il viaggio nel cosmo 3D perché è favoloso, è un'esperienza unica. <ride> Giuseppe Gerace ci dice questa, Peppe per gli amici ci dice questa è da scaricare la diretta, il mio voto da 1 a 10 do 100 grazie Peppe un abbraccio fortissimo un abbraccio veramente forte noi ci vediamo per il prossimo appuntamento di guida galattica eh? noi ci vediamo assolutamente allora chiudi con una curiosità sulla luna beh allora <ride> qua di curiosità sulla luna ce ne sono molte ce ne sono assolutamente molte allora, intanto si può... che vi posso dire sulla luna? allora, eh, il cratere, quello che vediamo lì, eh, si chiama cratere Taiko quel cratere lì che vediamo, quello lì al centro adesso io lo ingrandisco, ingrandiamo un po' di più vediamo il cratere Taiko è uno dei crateri più belli della luna ed è un cratere, pensate, che è grande che è grande diciamo quanto eh, abbiamo fatto un paragone tempo fa quanto tra Roma ad esempio e Rieti ora circa 80, circa 80 km quindi è grande pensate tanto la distanza tra due città diverse eh, quindi immaginate di entrare in questo cratere scendere giù per le pendici di questo cratere e poi trovarvi eh, in mezzo no e trovate vi trovate in questa distesa che è assolutamente enorme. Cioè, questo cratere è 80 km ed è uno dei più piccoli, cioè, o meglio, <ride> è grande, ma non è che è uno dei più grandi, ce ne sono tanti, molti più grandi: 100 km, 200, 300 addirittura insomma, ce ne sono alcuni 500 km molto grandi, che però sono poco visibili, o nascosti, diciamo da altri crateri che si sono verificati dopo, no? Quindi hanno sovrascritto quello che c'era prima. E questo cratere prende il nome di taiko. Tycho Brahe che è un astronomo danese che creò, realizzò eh, tramite insomma, i suoi finanziamenti i, eh, il primo osservatorio in Danimarca e mm, è uno, un, uno studioso favoloso del, del cielo stellato, eh, del moto dei pianeti, tanto che diede le basi a Copernico e Keplero per insomma, tutte le teorie che arrivarono successivamente. Eh, purtroppo però eh, morì in condizioni diciamo un pochino strane ecco insomma conosciamo tantissime persone nella storia che sono famosissime, sono persone importantissime, poi però eh, purtroppo cadono su alcune eh, diciamo particolarità, alcune cose strane. Ecco, lui purtroppo eh, morì perché? Perché durante una cena decise di eh, non. Si, si diceva che odiava andare. Ehm, come dire, è una persona molto attenta al buon ton molto attenta al, insomma, alla reputazione quindi purtroppo eh, in una cena, durante una cena ehm, non andò a, al bagno voleva andare a fare il pipì non ci andò eh, e si fece scoppiare la vescica e dopo due giorni purtroppo morì abbiamo perso un astronomo per questo e ecco insomma però gli dedicarono questo cratere anni dopo gli dedicarono questo cratere proprio in suo onore perché è stato uno degli astronomi più importanti del, eh, insomma, della storia ecco insomma quindi una piccola curiosità eh, poi altre curiosità eh, ce ne sono tante eh, noi ne parleremo nel prossimo appuntamento sul eh, Guida Galattica per Astroturisti dove ci sarà la Luna in 3D ecco insomma quindi vedremo la Luna in tre dimensioni e lì parleremo di tante curiosità sulla luna, curiosità folcloristiche storiche e anche scientifiche. Perché vedremo come è nata, da cosa, eh, da cosa diciamo è nata e soprattutto perché non è come la Terra, perché è senza atmosfera? Ecco questa è un'altra curiosità: a differenza della Terra, non ha atmosfera. Eh, C'è tutto un percorso che dovremmo seguire: guida galattica per astroturisti. Eh, trovate anche l'abbonamento a Guida Galattica nei nuovi appuntamenti sul sito eh, astronomitali.com o meglio andando su booking.astrotourism.com che è l'altro nostro sito dove si vede una mappa di tutti i luoghi certificati per l'osservazione delle stelle in Italia, ovvero i cieli più belli d'Italia si sta allontanando dalla Terra, ma diciamo sì, però insomma non, non è, non, non, a livello impercettibile, assolutamente, non la perdiamo per il momento. Grazie per la pillola lunare, ci dice Pasquale, e si fa una risata, giustamente io quando l'ho saputo, anche io, grazie a te Francesco, grazie a, voi, grazie a te Cesare, ragazzi, per noi è arrivato il momento di salutarvi, anche perché qui fa discreto fresco, diciamo, siamo... Quasi vicini allo, allo, no, allo zero, non lo so, però insomma fa parecchio freddo. Quindi <ride> mettiamo anche il telescopio al sicuro, che, che è tanto tanto umido questa sera. Grazie ancora a tutti quanti. Eh, seguiteci sulla pagina condividetevela, condividetela con i vostri amici invitate i vostri amici a partecipare c'è anche un gruppo si chiama astroturismo l'emozione di viaggiare ed osservare le stelle e se ci lasciate una recensione positiva beh noi ve ne saremo tanto tanto grati e come sempre vi auguriamo cieli sereni ed è sempre un piacere portarvi fra le stelle Buonasera a tutti, buonanotte e buona anche buona domenica insomma per domani.